Buongiorno a tutti. Oggi voglio mostrarvi qualcosa che nessuno vi ha detto sulla nuova Panda. La nuova Panda è una macchina molto interessante. Questo modello è una Panda Cross, divertentissima, molto efficace, piena di pregi, tantissimi veramente. Questo modello ce l'ho da 8 mesi, ho fatto più di 1000 km al mese, è molto divertente, piacevole da guidare, tantissimi aspetti interessanti. Però in tutte le recensioni che ho letto e anche visto su YouTube, nessuno mi aveva mai parlato del più grande difetto della Panda. Ora ve lo faccio vedere. Ho scelto appositamente questa location perché c'è, come vedete, un'ombra a sprazzi, ci sono degli alberi intorno a noi. Siamo nei pressi di una strada pubblica, siamo in area privata, posso fare quel che voglio. Salgo in macchina. Come vedete, attrezzata per trasportare la mia bambina, che ha 8 mesi proprio come la Panda. Questo è il cruscotto di Panda Cross. Molto carino, ben fatto, con questa simpaticissima rifinitura che porta il logo Panda in 3D. Quindi molto carina. Ecco che il problema si verifica. Metto a fuoco in esterno, come vedete il vetro è in ombra. Non ci sono particolari problemi di visione, qualche riflesso, come succede normalmente su tutte le auto, chi più chi meno. Ora metto in moto e mi sposto in una zona non in ombra, quindi avremo luce proveniente dal lato sinistro. Ecco, considerate che la luce arriva a sprazzi, quindi non è una luce diretta come potreste avere circolando su strada. Su strada ne arriverà molta di più. Tutta la luce che arriva sul cruscotto viene ovviamente riflessa in quanto è lucidissimo e si spalma sul lunotto frontale che ve la restituisce negli occhi completamente, creando un fantasma brandizzato con il logo Panda. Si vede benissimo anche la parte dell'adattatore per il Tom Tom e questa grata che ha sul cruscotto, si vedono perfettamente. E il cellulare spesso ha difficoltà a mettere a fuoco lo sfondo, in quanto ovviamente il livello che si viene a creare sul lunotto è talmente importante che per il cellulare è un soggetto in primo piano e si vede bene. Quindi la messa a fuoco non è sullo sfondo, sugli alberi, sulle piante, ma è sul lunotto. E qui la compensazione dell'esposizione del sensore del cellulare sta già facendo un ottimo lavoro, perché vi assicuro che quello che vedete sul vostro display è già molto di più di quello che io vedo da dentro l'auto. Il riflesso è fortissimo e spesso si ha difficoltà a vedere le macchine che arrivano dal lato opposto, specialmente se si fa una strada di montagna con più pendenza del solito, in quanto ovviamente il sole riesce a raggiungere inclinazioni che aumentano di molto il riflesso sull'interno del lunotto, e comunque il disturbo c'è anche in strada pianeggiante. Se avete la possibilità di provare una Panda di giorno con il sole, fatelo e verificate quello che vi sto dicendo. Finché il sole resta alle spalle, di grossi problemi non ce ne sono. Quando il sole supera
la linea, diciamo, della metà auto in senso longitudinale, quindi inizia ad essere visibile alla vostra sinistra o alla vostra destra, lì iniziano i problemi. E dopo 8 mesi di utilizzo posso dirvi che si incomincia a convivere con questo problema tenendo sempre a portata di mano i parasole e giocando di anticipo. Però non è una bella cosa, ecco, non è una bella cosa perché la sicurezza è molto limitata quando si ha questo tipo di riflesso negli occhi, specialmente per chi come me porta gli occhiali, è molto sensibile alla luce, questa cosa crea veramente grossi problemi. Non riesco a spiegarmi come mai Fiat non si sia resa conto che questo simpaticissimo, ripeto, carinissimo cruscotto brandizzato creava un riflesso così forte, e forse se ne sono resi conto, ma hanno preferito tralasciare, non saprei dirvi. E questo problema io l'ho segnalato all'assistenza Fiat telefonicamente quando mi hanno fatto un sondaggio telefonico dopo qualche mese dall'acquisto. Pensavo che potesse esserci qualche seguito, anche solo a livello di contatto successivo per verificare se la mia opinione era ancora la stessa. In realtà zero, cioè questo problema è di chi compra, probabilmente non di chi vende. Per questo motivo ho deciso di fare questo video, di mettervi a conoscenza, di darvi la possibilità di fare le vostre valutazioni prima di spendere 20.500 euro per una Panda Cross. Pensateci, valutate, provate l'auto, che ripeto è bellissima, carinissima, tantissimi lati positivi, quasi, anzi tutti i lati positivi, però quello che vedete mi fa pensare che forse prima dell'acquisto, se potessi tornare indietro, ci penserei qualche volta in più. Ciao ciao!